un altro modo di stare al mondo, delle società complesse e civili, ma con differenze enormi. Implicava tutto ciò la distruzione dei partiti, un ridimensionamento del ruolo attivo dello Stato, la fine delle stratificazioni sociali precedenti. Il modello socialdemocratico è una vera cosa, però consentiva una certa differenza tra un avvocato e un operaio. L'operaio non doveva star male, doveva avere i soldi per comprare la 600, però l'avvocato è un avvocato. Rango, prestigio, cultura, bellezza, quel che vuoi. Il modello è, facciamo tendenzialmente tabula rasa del passato, impoveriamo tutti e distruggiamo il prestigio sociale dei ceti medi, togliamo banalmente molti diritti ai lavoratori perché questi sono degli ostacoli a ciò che la nostra dottrina economica ha assodato, cioè che l'economia è un sistema di equilibri. Se lasciata agire secondo il proprio concetto, è un sistema di equilibri. Mentre da Adam Smith a Karl Marx sapevano che era un sistema di squilibri, cioè c'era qualcuno che lavorava e qualcuno che si impadroniva del proprio valore. Che poi questo venisse definito male o inevitabile, però che ci fosse dentro uno squilibrio, ecco, quello che non si può più dire, non si può più pensare, è che ci sia politica dentro l'economia. L'economia è un regno neutro, non si adopera nemmeno più la parola economia politica, si dice macroeconomia. Le cattedre universitarie, cattedre di macroeconomia, microeconomia o aziendale. E insomma cambia, perché lo Stato non deve più fare politica economica, perché lo Stato deve soltanto eliminare, risolvere problemi. I problemi sono tutti della politica, nessuno di essi è nell'economia. Se la politica deve sostanzialmente obbedire, io questo ve lo sento dire continuamente, non c'è economista mainstream che non dica questo. Se i politici avessero dato retta agli economisti, che rispondo dicendo con John Kennedy, scusi, lei è un economista, e perché non è in ritardo? Se capisce tutto così bene, se riesce a prevedere, se è padrone delle leggi inesorabili dello sviluppo, perché non è in ritardo? Lasciamo stare lo statuto epistemologico del pensiero economico di tutti. Crisi, non chiamata crisi, ma chiamata, anzi, splendida aurora. Splendida aurora, no? Che si fondava, e questa è la cosa fondamentale, si fondava niente meno che sopra il desiderio. È stata proposta, venduta e accettata come la grande manifestazione della autoaffermazione del soggetto. Cioè noi distruggiamo le strutture difensive della soggettività, i partiti, i sindacati, indeboliamo molto lo Stato e al tempo stesso diciamo al soggetto, guarda che ti stiamo togliendo dalle spalle il peso dei parassiti che ti mangiano vivo. Tu senza questi parassiti puoi campare benissimo, meglio. Sii te stesso, sii grande, osa. Cioè, no, superuomo di massa, osa, guarda questi grandi esempi, questi nuovi santi, da Steve Jobs a Bill Gates, anche tu puoi, no? Questo è il destino dell'uomo, è questo, non di starsene lì a fare il garantito dai sindacati, ma di osare, cioè, società di imprenditori, ciascuno è imprenditore di se stesso. Euforia, a cui a varie riprese e al tempo stesso in preda a una sorta di sindrome di Stoccolma, la sinistra, che queste cose le hanno fatte naturalmente prima degli altri paesi anglosassoni, come noto, per certi versi è inevitabile.
l'hanno fatta per via politica, selezionando politici di inaudita ferocia, come devono essere, che hanno fatto questa rivoluzione, una taccia bene. Ma il grosso, poi in Europa, l'hanno fatto i centri politici di sinistra. Tutte le deregulation di carattere finanziario sono state fatte tutte dai politici della sinistra europea, da Blair a Mitterrand, a Schroeder, a Ciampi, a Baleno, sindrome di Stoccolma, produttivismo, innamoramento del segreto, mica tanto, innamoramento del capitalismo da parte del socialcomunismo. Comunque sia, ciò è avvenuto. L'idea è così stiamo producendo più ricchezza che in ogni altra epoca della storia, quindi due ipotesi. Trickle down americano, cioè qualche cosa gocciolerà anche verso gli infimi, oppure no, noi socialdemocratici in Europa faremo una bella distribuzione. Con che cosa? Non si sa. Se ti privi dello Stato, dei sindacati e dei partiti, come fai ad avere la forza di andare verso la redistribuzione? Non si sa. E in ogni caso il problema non sta nella distribuzione, sta nella produzione. Soprattutto quando la produzione la vai a fare in Cina o in Vietnam, il problema sta lì.